Ciao a tutti, guerrieri guerriere Sailor, io sono Ferdinando, sono un gran fan di Sailor Moon, benvenuti in questo vlog. Non so se riuscite a vedere Siria, purtroppo mia sorella ha messo un portapenne, quindi non più di così non riuscite a vedere. Poi questo telefono è molto strano dalla Huawei, quindi non riprendeva Siria come i vecchi tempi, però. Non so, me lo dite nei commenti, nell'info box. Ho appena finito di registrare un video sulla cancelleria e ora ho finito di leggere un paragrafo. E appunto, come dicevo, è il libro, questo qui di Sore Grec, il terzo libro. È un paragrafo che ora lo vado a spuntare con il colora nel quaderno dei metodi. Chi ha visto questo video uscirà dopo, quel video della cancelleria, il secondo video della cancelleria. E vado a spuntare qui, non so se riuscite a vedere, vado a spuntare i giorni, mi sono organizzato così. E in quell'altro video dicevo che dovevo farvi vedere questa cartella con l'elastico, infatti. Ah, ho finito anche di usare, diciamo così, ho iniziato a usare le nuove matite della Stabilo, la Trio Tic HB, sono un arancione e una fucsia, a me piace questo colore. Chi ha visto, ho due quaderni fucsia della Monocromo, anche dei segnalibri fucsia, e eccola qui, la Monocromo, questa è la mia cartelline elastiche in cui c'è tutto il materiale dell'esame, in questo caso storia greca, poi settembre sarà letteratura italiana, storia medievale, poi là, quindi cambia, non rimane. Al suo interno, vi faccio vedere un attimo, al suo interno abbiamo le dispense, questi segnalibri io li devo incollare. Sono brutti perché non hanno la colla e quindi io li devo incollare. E vedete un po' nel quaderno di storia greca, quello di qui qua. Volevo fare dei cosi segnalibri così, ma la cartella me l'ha rovinato. Poi alla fine devo fare questo qui. Vedete come l'ho messo? Io l'ho messo così, quindi so che fa. Se volete qualche appunto interessante, chi vuole sapere sul mio metodo di studi, su come prendo gli appunti, questo è il quaderno che uso per le brutte copie per quanto riguarda le costituzioni degli ateniesi. E io ho preso questo monocromo arancione, uscito il sole, e qui con questo qui, con questi segnalibri, incollato. Quaderno delle costituzioni degli ateniesi, io principalmente li chiamo diritto greco per fare una battuta per ridere e devo fare la costituzione 2. Comunque io ho fatto la costituzione 1, ora ve la faccio vedere, sono più di 6 pagine. Comunque io poi se qualcuno di voi è interessato a questi video universitari eccetera eccetera me lo dite e io lo faccio. Questo è un vecchio quaderno di storia greca, dove avevo fatto anche delle cartine. Vedete prima come prendevo senza il colore gli appunti di storia greca. Questo è un quaderno, no, delle lezioni, perché io quando andavo a lezione all'università, alla triennale, praticamente io avevo un quaderno ad anelli, scrivevo blu e rosso, quindi in questo modo io prendevo gli appunti. Ora, da quando sono fuori corso, da un anno e qualcosa che io ho preso questa mania vedendo le mie colleghe youtuber, sì, ho preso la mania di questa color code, si chiama color code, però io uso tutti i colori, ma non ho proprio dei specifici colori. Io di solito uso i colori per avvenimenti, per titoli e per i nomi principali e per le date dell'epoca. Le epoche e le date, 1400, 1300,
eccetera, eccetera, 368, eccetera, eccetera. Ho provato a essere un geometra, un geografo, quindi ho provato a fare delle cartine, ma in questo quaderno ho un'altra cartina così. Tutti quanti dicono che io devo studiare, chi non è andato al liceo classico, comunque la cartina della Grecia antica davanti, perché la Grecia odierna ha cambiato tutti i nomi. Sparta non si chiama più Sparta, Corcira oggi si chiama Isola di Corfù, eccetera, eccetera. Rodi, Mileto, Creta, queste mi sembrano sono rimaste, Atene sono rimaste uguali, gli altri invece hanno cambiato. Le guerre persiane, ho fatto in questo quaderno. La Grecia, la Macedonia, l'area balcanica, le isole dell'Egeo, e questo dovrebbe essere questa parte qui, la Turchia. Ovviamente all'epoca io compravo alla Coop questi quaderni a Disney, ora non ci sono più, neanche su internet, però ho trovato quelli della Ternodelincia e sono contento così. Gli appunti di storia greca della professoressa, che ora non ce l'ho più, è passata in un altro corso della storia a lettere. Wikipedia, delle fotocopie che ho fatto su Wikipedia, che riguarda storia greca, per vedere se Wikipedia coincide alcune cose e alcune no, proprio per un testo. Qui ho fatto la cronologia del manuale di storia greca e qui questa è la cartina che a volte mi aiuta. Ma anche nel terzo libro ci sono le cartine. Aspettate che ora risistemo tutto. E non so se 5 capitoli di, cioè se riuscirò a scrivere tutto in questo quaderno, se no mi tocca usare un altro quaderno delle tartarughe o della monocromo. Poi tanto ora tra un po' devo scendere, perché devo uscire, volevo dire. A Napoli quando uno deve dire deve uscire, devo scendere. E vedete la stabilo nuova, il lapis e quindi la nuova gomma che avevo fatto a febbraio, tanto tempo fa. Quindi anche in questo libro che sto leggendo ci sono le cartine. Non posso farvi vedere tanto, comunque sono molto molto contento perché io sto riuscendo a trovare un metodo di studio che mi permette di fare. Ora vi spiego una cosa. Io con il cambio del professore, io l'ho visto, sono andato a concordare e quando lui mi disse che da scegliere da 3 libri, un suo manuale, un altro libro di un'altra tizia e questo che io sto leggendo, quello che ho scelto, alla fine ho scelto questo perché era più ricco, secondo me, di informazioni. Anche se io ho un curriculum moderno contemporaneo, invece quelli che sono iscritti dopo negli anni successivi, storia li ha raggruppati tutti insieme, quindi non c'è più fino ad oggi, dal 2011 al 2019, scusa, 19, non c'è più il curriculum che ho scelto io, perché ogni anno cambiano, io non so per quale motivo. Allora, il metodo di studio, ho letto il manuale di storia greca. Ho nella libreria in corridoio anche il manuale di storia romana e dopo aver finito di studiare questo, prima di iniziare a scrivere i riassunti, inizierò a leggere anche la parte del libro di storia romana. In questo modo cercherò di avere più informazioni, ma di vedere da molto più dal punto di vista qualcosa. Qualcosa me lo sto ricordando, alcuni nomi di alcuni eventi, anche dei periodi della storia greca, qualcosa mi sta entrando in testa, ma io se dovevo fare questo esame, che il 16 sapete che io tra un po' mi tolgo il dente di giudizio, io non posso, non potevo farlo perché dall'8 l'hanno spostato il 15, il 16 io poi c'avevo, allora io ho detto direttamente il 12.
Inglese, ho visto che questo mese hanno fatto dei corsi pomeridiani e darò omaggio di fare i corsi di inglese proprio per aiutare la prova. Abilità informatiche, che quel famoso esamone, devo contattare il professore perché io nel 2011 avevo frequentato il corso, quindi ora non so per i non frequentanti se ha delle cose diverse. Poi le vedremo nel 2020 questo, purtroppo lui è un tipo così. Stavo dicendo, la professoressa, forse di storia greca, non era antipatica e quindi a me non mi dava la possibilità di studiare. Io studiavo storia greca quando c'era lei, fino all'anno scorso, non so, fino a un paio di anni fa. Come si può dire? No, non avevo la voglia. Storia romana, con la professoressa di storia romana. Vado all'esame al primo colpo 24 e sì, ho preso 24 storia romana e quindi il mio sbaglio è stato quello di non ripetere ad alta voce, cosa che non ha detto mia sorella, quella che abita qui, che l'avete vista nel vlog che guidava. Ora sta in Spagna, domani dovrebbe ritornare. E a poverina gli è capitata anche il fatto che ha perso il telefono nel taxi, quindi ora deve andare anche dalla polizia, sta facendo da telefono, noi da ieri che non avevamo sue notizie. E quindi io con questo nuovo professore, con questo terzo libro che si è giunto e vedendo molti video di molte mie colleghe su YouTube, mi è venuta quella voglia di studiare. Le costituzioni sono quelle che non le ho mai amate prima e non le amerò mai, però io per cercare di capire devo avere tre quaderni ora, probabilmente due quaderni per quanto riguarda gli eventi principali della storia della Grecia, dalla nascita della civiltà greca fino alla conquista romana. Prima della conquista romana ebbero Alessandro Magno e la Macedonia, quindi la Grecia, eccetera, eccetera. Poi un altro quaderno solo per questo, che qui è, sono dei riassunti, tra virgolette. Un altro quaderno per le costituzioni degli ateniesi. Io ho così. Ho scoperto in libreria, nel corridoio, nella sezione università, un quaderno in cui io mi appuntavo tutte le cose di letteratura italiana, specie di riassunti, periodi storici, per quanto riguarda gli scrittori, l'origine della letteratura italiana, per farvi breve. E quindi ho deciso di fare, di copiare quegli appunti che io ero arrivato a metà e di riscrivere su un quaderno quei colori per avere qualcosa. Letteratura italiana parte da San Francesco, il libro del mio ex professore, che sono un malloppo così e tre dispense online messi insieme. Quindi mi hanno confermato che sono gli stessi libri. Quindi letteratura italiana va da Medioevo, addirittura da San Francesco con la sua opera Il Cantico del Sole, ora non mi ricordo, fino a 900, fino al 1985, ora non mi ricordo chi era l'ultimo autore che lui ha scritto nel libro, vabbè. E lì, essendo più 800-900, più contemporaneo, mi piace. Anche qui non parla della storia greca, fate riferimenti agli egiziani, il vicino Oriente antico, i romani, eccetera, eccetera, anche nazismo, visto, vabbè, Germania nazista, ora comunque ha fatto dei riferimenti non solo alla Grecia. E devo dire la verità, sono un po' spaventato perché ho paura. Io sono 4-5 anni che non faccio esami, l'ultimo fu storia contemporanea, ho preso 23. Ho paura perché lui è tranquilla, me l'hanno detto anche sui gruppi Facebook, comunque è tranquillo perché, cioè lui è tranquillo, ma io sono un po' agitato perché non, da tanto tempo non faccio esami. Vabbè,
Ora devo anche studiare l'ultimo paragrafo perché sono quattro, poi devo riscendere. Vabbè, mi finisco qui il vlog. Da Facebook a Telegram, a tutti i miei social network, li trovate nell'info box. Se siete interessati ai metodi di studi, cosa c'è nel mio zaino universitario, cosa c'è nel mio astuccio universitario, o come si fanno gli riassunti, schemi, come io faccio questo, basta che me lo dite nell'info box. Sono un fan affiliato ad Amazon, il mio secondo canale, volevo dire, ho sbagliato. Primo ho sbagliato a dire due. Il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, se li trovate nell'info box. I youtubers del team da Framover, Matte Channel, Luca Metabrixia, Chiaraccio, Sergio Livorsi, Dario Augusto IV, Greco, Shinigami P, Z16, Lo Squarcio nel Tubo, no, i fratelli Click, Topanime Z e Tricia. Io vi do appuntamento al prossimo video, che non so quanto ci sarà. Due video da 16 minuti della cancelleria. Ciao ragazzi!